Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con delle novità dall'edicola. Beh, questo è un chapon e questo l'ho trovato in un negozio, ma poi vi racconto. Allora, iniziamo subito. Allora, iniziamo con la cosa più piccola, che è questa pallina gashapon che ho preso a 1 euro alle macchinette. E ultimamente sto guardando su Netflix tutte le serie di My Little Pony, e quindi me ne sto un po' appassionando, le trovo veramente troppo carini. E quindi per 1 euro ho deciso di prendere questo gashapon. Ah, wow, ok. Trova gli unicorni. In questo caso ho trovato Spark. Ce ne sono 8 da collezionare. Abbiamo Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, la principessa Celestia, la principessa Luna, Twilight Sparkle, Rainbow Dash e Rarity. In questo caso ho trovato Twilight, che devo dire sono fatti veramente bene. C'è un'apertura facilitata? Sì. Allora, sono delle figure semplici, però guardate che carine che sono. Cioè, veramente. Sta anche in piedi? Sì, sta anche in piedi. Cioè, ragazzi, sono proprio carine. Cioè, effettivamente, se le vendevano così in bustina che si potevano scegliere, era una grandissima cosa. Sono della Hasbro. Non c'è scritto un prezzo, quindi non lo so se magari si potevano trovare tempo indietro in edicola, non lo so, però sapete, girando la manovella non ti capita quel che ti capita. Però sono molto contenta, mi sa che ne prenderò altre perché è veramente molto bella, è veramente colorata bene. Un po' le ali magari potevano dargli un pochino più di colore, però carina. Ok, questa intanto sono contenta. Poi, dove ho acquistato, se avete visto il video, quello delle Nana Surprise, in questo negozio ho trovato questi, quindi i Teeny Toys della Lord Surprise a 5,90€, ragazzi. Wow, cioè sono rimasta anche lì un po' di cosa? Ed è un buonissimo prezzo, perché li ho visti dappertutto su intorno agli 8-9€, quindi insomma ci sta. Poi il fatto che sono numerati vi permette di più o meno decidere quale personaggio scegliere e quale pezzo del glam per costruire. Tra l'altro alla fiera del giocattolo hanno fatto vedere la nuova serie dei Teeny Toys, dove non ci saranno più questi robottini ma ci saranno i cuccioli, che ragazzi sono stupendi. E tra l'altro, componendo, prendendoli tutti, si costruisce una mini casa, la versione mini diciamo della casa delle LOL, e credo che la farò perché mi piace tantissimo. Il glamper lo trovo abbastanza inutile sinceramente, quindi non mi interessa, però quello è veramente bellissimo, cioè veramente. Ok, andiamo subito ad aprire. Poi, anche come l'hanno inventata, così è troppo carino, mi piace tantissimo. Allora, cerchiamo di non rompere perché la vorrei tenere poi la scatolina. Allora, cioè un packaging gigantesco, è pazzesco avere questo packaging super enorme per due robette, ma vabbè. Allora, eccolo qua. Allora, ho trovato uguale a quello che avevo già, adesso non so dove l'ho messo perché sto facendo un po' di restyling sulla scrivania, ma in teoria il personaggio dovrebbe essere diverso, in teoria, a meno che non abbia sbagliato. Ok. Apriamo. Guardate che carino all'interno, un po' natalizio con quell'albero, vabbè, dettagli. Questo è il mini book. La scorsa volta ho trovato lei, Help R, che è molto molto carina. Cioè, sinceramente questa volta gli artwork sono più brutti rispetto a quello che sono realmente i personaggi. Allora, questo è una parte del glamper,
che non ci interessa. E vediamo il personaggino. No, amore, che carina che sei. Ragazzi, è adorabile. È super sweet. Poi sapete che se volete potete anche togliergli i capelli. Oh, mamma mia, è carinissima anche così. Sembra una coccinella. Non lo so, mi viene in mente una coccinella. O una farfalla. Che carina, no? Adorabile. Questa veramente la stra adoro. E lei si chiama RRR3000. Super carina. Ed è una di quelle popular. Comunque sì, ragazzi, cioè è molto più carina. Sembra simile, però vedete che qua è tutta glitterata, mentre qua non si nota, e questa è bellissima, cioè, la stradoro. Mettiamola qui ed eccola. Molto molto carina. Ok, passiamo ad altre cose, queste cose le metto in parte. In edicola ho trovato due nuovi slime della Skifidol. Hanno fatto questi slime che mi hanno colpito tanto, e quando ho visto quello al Big Bubble ho detto no, troppo forte. C'è sempre il giornalino, questi vengono 3,50 euro. C'erano tutta questa serie qua, quindi questo yogurt tipo così, così, questo, quello. Oh, non l'avevo visto, quindi sarà così forte. Poi il cotto slime col barattolino di plastica, questi erano tutti in bustina, questo era cartoncino di carta. Questi, insomma, come vedete ce ne sono parecchi. E ho scelto quello perché mi ispirava tanto il fatto del Big Bubble. Poi qui abbiamo degli indovinelli, come riciclare i pastelli a cera, miti, leggende, rock, rosmarino, scale spettacolari, conoscenza del mondo animale, il gambero pistola, il lago Anjikuni, dopo lo leggo questo, JF Kennedy Space Center, e fine. Ok, andiamo subito a vederlo. Quindi è una scatolina, come vedete. C'è scritto in dappertutto, c'è scritto non commestibile, perché magari qualcuno può scambiarlo per qualcosa di commestibile. Ah, ma scusa, alla fine c'è... Wow, fantastico. Pensavo fosse chissà cosa, ma invece è solo così. Ok, vabbè. 3,50 euro. Vabbè. Dettagli. Allora, vediamo intanto com'è questo slime. Mamma mia, è profumatissimo. Wow. È super profumato. Apro anche questo, perché ha fatto la bolla. Era un po' che non recensivo slime. Allora, questo è un fluffy slime. È una bella composizione. Il profumo è buono, non sa sicuramente di Big Bubble, decisamente no, però e questo non ha profumo. Adesso provo a unirli. Allora, aspettate che li allungo un po'. Ecco, il peccato di questi è che non c'è un contenitore dove metterli in modo tale che lo slime non si asciughi. Effettivamente pagarli 3,50 euro per poi buttarlo via è un peccato.
È sicuramente carino. Però, sinceramente, ragazzi, 3,50 € non li vale per niente. Cioè, assolutamente no. Ci sono degli slime fatti meglio che costano meno. Quindi, questo veramente mi ha deluso. Ok, passiamo a questo. Si chiama Skiffido Slime Vivo, lo slime magico che prende vita. Anche questo viene 3,50 €, però mi sono lasciata un po' convincere perché sembra, vedete, tipo una sabbia cinetica che io amo, e quindi lo proviamo. Allora, c'erano tutti questi colori, ma io mi sono fatta incantare da questo verdino che adoro. Qui abbiamo Pop Social, le 10 nazioni più pacifiche. Gioca e divertiti, chiudi gli occhi e disegna. Poi, come far germogliare i semi. Permafrost. Geografia, luoghi misteriosi. La natura, il pinguino viaggiatore. Poi, Yoriko e Arakawa, amicizie sottomarine. E basta. Allora, qua non ci spiega niente, nel senso ci dice 2 in 1, sotto al tappo trovi un gummy slime glitter profumato, ruota e prende vita. Ok, proviamo. Vi alzo leggermente così magari vedete se casca qualcosa. Ok, è scoppiato qualcosa. È scoppiato di nuovo. Ah, no, niente. Bisogna fare, gira e prende vita, non prende vita niente. Vabbè, c'è questo slime glitterato. Mi aspettavo che tipo prende vita, cioè che cascasse giù, non lo so. Lascia una valanga di glitter, ragazzi, cioè evviva. E provo a unirlo alla sabbia cinetica, non so che dire, ragazzi, non c'è scritto niente, cioè veramente lascia glitter come non ci fosse un domani. Quindi scendi. No, io adoro la sabbia cinetica, cioè è qualcosa di stupendo. Ok, ora vediamo che succede. Provo a mescolarla. Non è neanche sabbia cinetica. E non lo so che cos'è. Ma qui non fa niente, ragazzi. Vabbè, provo a mescolare un po'.
Boh, ragazzi, io non capisco sto gioco, cioè veramente non... O c'è troppo poco slime, che veramente non lo so, cioè non... Veramente non capisco sta cosa, cioè veramente... mi sa che non comprerò più Skiffydoll, cioè tra, non so, tra Sbabà e Skiffydoll, pensavo che Skiffydoll dovesse essere un pochino meglio. Ma ho i miei seri dubbi. Cioè, slime vivo. Lo slime magico che prende vita. In che senso? Spiegatemi. Parliamone, prende vita. Cioè, io sto continuando a mescolare, ma... Non lo so, ragazzi. Non lo so. Quasi quasi ci aggiungo un po' di questo. Così poi li metto tutti dentro. Almeno c'è la scatola. Ecco, mettiamo così. Almeno c'è la scatola dove contenere lo slime, se dovessi tenerlo. Perché a parte che non lo so se lo tengo, perché mi sa che lo butto via. Cioè, è una roba allucinante. Cioè. Non lo so ragazzi, non so cosa pensare. Vediamo se riesco a unirli, non so cosa fare. Cioè, non hanno dato spiegazioni, quindi per logica, in teoria, unisci quello a quello. Cioè se uno non gli dà, non dà spiegazioni, ci sono due slime, li metti insieme. Se no, che fai? Cioè, che senso ha mettere quello piccolo? C'è scritto ruota e prende vita. Ruota e prende vita. Ma non so, ragazzi, mi sembra una gran cavolata, cioè, veramente. Cioè, veramente sta polverina che pensavo fosse sabbia cinetica, ma non è sabbia cinetica sicuramente. Cioè, molto più divertente da sola piuttosto che unita allo slime. Io di sta cosa qua sinceramente non so cosa farmene. Boh. Vabbè ragazzi, lasciamo stare questo slime che è rimasto. Lo metto qua dentro. Così si chiude. In caso questo slime pseudo Big Bubble rimane in vita. E niente, che dire. Allora, sinceramente non vi consiglio di prenderli questi slime perché veramente... Sono indecenti. Ho beccato io quello sfortunato. Non lo so, ragazzi, non lo so veramente. E ditemi cosa ne pensate sotto ai commenti nel blog. Come sapete, vi lascio sempre ho il blog dove appunto potete commentare i video che faccio. Ma cioè, veramente, ragazzi, non so, non so, non so. Sono molto più contenta di ciò che ho trovato dei Teeny Pets, Teeny Toys. E anche di Twilight Sparkle, ma veramente di questi slime, cioè 7 euro proprio buttati nel bidone della spazzatura. Cioè, vabbè, veramente non commento, basta. Sono veramente indignata, mamma mia, butterò tutto via sta roba. Bene, ragazzi, io spero che almeno vi ho tenuto un po' compagnia. Non comprateli. Decisamente non comprateli. Se volete prendere, provare questi big slime, ma a sto punto, ragazzi, vi consiglio quelli magari tipo cotton slime, jelly slime, questi qua che hanno la confezione di plastica, così potete mantenere intatto il vostro slime.
invece questo qui sembrava tanto figo da vedere, ma no, anche no, decisamente no. Vabbè, niente, allora mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E scrivetemi nel blog, insomma, cosa ne pensate, se li avete acquistati, se magari ho sbagliato io qualcosa. Non so più che dire di sta roba perché è veramente oscena. Ok, io vi saluto, vi ringrazio sempre di seguirmi, un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!